Un progetto che si è incentrato sul Bosco Mazzocca, sulle storie del bosco, perché secondo me raccontare una storia significa anche raccontare il mondo. E il mondo è quello che noi vediamo con i nostri occhi, quindi può essere il nostro piccolo mondo, la nostra comunità. E una storia ci rimanda, diciamo, al nostro passato, ma anche al nostro presente, e quindi ci rinforza quell'identità che spesso viene meno. Oggi invece abbiamo cercato di riscoprire dalla memoria degli anziani delle storie legate al bosco. E poi abbiamo provato a mettere insieme un lavoro, diciamo, basato sul suono. L'idea che è venuta in una serie di incontri preliminari che abbiamo fatto era quella di dare voce alle storie del bosco di questo luogo. Comunque, quando finiva la posta e si aveva l'abitudine che prima di rientrare si formava un passaggio a livello. Cioè, stava una taverna. Secondo me le nuove generazioni sono attirate soprattutto dall'apparenza. E il fatto di... i luoghi grandi sono apparenza in sé. Diciamo, il fatto di stare in città grandi fa sentire grandi anche le persone che sono all'interno. Ma io ripeto, ciò che fa grande una persona non è l'apparenza, ma è la conoscenza. È conoscere a fondo il territorio in cui si vive, conoscere a fondo la storia, perché in fondo l'uomo è storia, rende ancora più grande una persona dell'apparenza in sé. Una cosa che ho amato di questo lavoro, e che amo del suono, è che se io faccio l'intervista a Giuseppe di Riccia con una telecamera, quando poi la gente di Riccia vede il video, riconosce Giuseppe. Quando invece io mi limito a registrare la voce di Peppe che racconta la storia della rivolta che c'è stata a fine 800, primi 900 in questo bosco, tra l'altro una storia meravigliosa, non è più Giuseppe. Giuseppe diventa il nonno di ogni abitante di Riccia, perché io non vedo più un volto e quindi non posso più associare quella persona, quella voce a una persona specifica, ma quella voce diventa la voce della mia memoria. Verso 11, mezzogiorno, arrivava il prefetto e tutta la giuria da Camboascia, di Cavalla, da... e si metteva a scella roccia in coppo collo. E prima, insomma, cercava di impaurire ancora che Washington non si poteva spartire, che Washington aveva stato, che Washington aveva governo.
Allora, insomma, terne paura, tutti chi sappa male, e finché il prefetto dice, allora vuole la pace o vuole tu osca? E loro che zappa per terra, volevamo la pace e volevamo osca. Dopo tre volte, e loro hanno sterne e rispondono a due ore, il prefetto dice, se sia la pace e sia il bosco. Io ritengo che la cosa più interessante è stato scoprire quanto non sappiamo. Non sappiamo del nostro territorio, della nostra casa. Quindi non andando troppo lontano, ma restando sul posto, ci sono tante cose ignote in qualche modo che l'esperienza con il workshop ci ha permesso di approfondire o quantomeno di sfiorare sperando di poterla approfondire in un futuro, perché Marco in questo ci ha dato in qualche modo gli strumenti e soprattutto la disponibilità e il sostegno anche a distanza per un futuro. Allarga un po'. Non ho capito, vabbè, aspetta, no, aspetta. Volevi dire una retta, eh? E dice sì, proprio solo questo, solo questo. Solo quello fa? Il nostro, il non dice, ecco, hai visto. Ma sta sull'audio. Ovvero, no, in San Macao qui sta così con Barà. Crossfade che cosa fa? Tu tagli il primi. Allora lui, per fare in modo che non senti il passaggio, quando tu fai nel frammento che tu vedi qua sta selezionato, lui abbassa e prende il volume della traccia che arriverà dopo, in modo che le quagli assieme. Okay. Capito? Sì. È un po' come il burro nel risotto, amalgama. Il cambiamento è talmente repentino ovunque che è stato una sorta di salvataggio in corner questo lavoro, per andare a riscovare quelle tradizioni che si stavano frantumando, in men che non si dica. Quindi è stato un intervento quasi di emergenza, se vogliamo, perché le nuove generazioni vengono purtroppo distratte dagli influssi esterni che adesso sono arrivati anche qui, ma non perché si tratti dell'età della pietra qui, perché effettivamente abbiamo abitudini un po' distaccate dal mondo, ma non del tutto. Quando tu lavori con l'audio è complicato perché noi non abbiamo la cultura del suono, quindi è più difficile trovare delle persone, e nonostante questo si è creato un bel gruppo perché c'erano delle persone che avevano un minimo di attitudine a lavorare con i software, a lavorare con l'audio, ma c'erano anche altre persone che non avevano nessuna esperienza, ma che si sono messe in campo, si sono messe in gioco e sono state un tassello fondamentale nella ricerca e nella registrazione del materiale che poi abbiamo riutilizzato. Parlo molto di Federica perché, come dire, che voglio invitare qua, vieni Federica. Diciamo, io più che altro ci tenevo a ringraziare Marco perché ci ha permesso di cooperare non come un gruppo ma come una vera e propria famiglia per riscoprire le nostre tradizioni. Io credo che riscoprire le nostre tradizioni sia importante perché non è solo un fatto di curiosità o di divertimento. Secondo me è un vero e proprio lavoro che amplifica le nostre conoscenze. L'esperienza con Marco mi ha aiutato tantissimo e parlo in prima persona a causa della mia giovane età, perché io ho solo 18 anni. E mi ha aiutato a riscoprire il territorio in un'ottica che a me piace tantissimo, che è quella della tecnologia. Io amo molto lavorare in campo tecnico ed informatico e sono riuscita a mescolare la passione con la conoscenza, e penso che sia una delle esperienze più belle e che aiuti di più l'uomo e aiuti anche i giovani a capire meglio ciò che stanno facendo, perché le nuove generazioni, come si dice, noi siamo la generazione dell'informatica, della tecnologia. Una delle cose che mi è piaciuta molto è stata l'ospitalità, la convivialità delle persone che sono venute qua,
E, insomma, chi mi conosce lo sa bene, insomma, mi sono arregrato anche ad assaggiare tutte le prelibatezze della zona. Questo laboratorio, in fin dei conti, lo ritengo quasi un cofanetto della memoria o quantomeno lo stimolo per proseguire e non fermarsi qui. Non, questo non deve essere la fine, ma l'inizio di qualcos'altro. Abbiamo organizzato 2 giorni di manifestazioni all'interno del Bosco Mazzocca, un bosco che è a cavallo tra 3 province, di un'estensione notevole, è una riserva naturale, quindi è un sito SIC, sito di interesse comunitario, all'interno della rete Natura 2000. E in questo modo abbiamo cercato, con questi eventi che abbiamo montato in questi 2 giorni, di promuoverlo e di farlo conoscere sempre meglio. Perché il Bosco Mazzocca, al di là che divide 3 province, però è un territorio, secondo me, di transito e quindi è senza confini. È un progetto, diciamo, come liminaria, alla fine spazia sull'intero Mezzogiorno, perché il Mezzogiorno è tutto da rivitalizzare o da rimpaginare, se vogliamo dire. Quindi il Bosco Mazzocca diventa il topos ideale per ideare un progetto, diciamo, come quello di transizione fatto da liminaria. Credo, diciamo, che le storie appartengono, diciamo, a tutti, sia ai Fortorini Beneventani, sia ai Fortorini Molisani, sia ai Fortorini Dauni. Bisogna solo trovare un filo rosso che li lega, ma quello ce l'abbiamo già dentro, come dicevo prima, è nell'identità di queste popolazioni che sono legate al territorio al di là dei confini. Sono già di per sé popolazioni di transito, quindi senza, diciamo, bisogno di avere un confine, un posto. Siamo senza confini.